il movimento Extinction Rebellion anche ad Alcamo Marina, molto attivo, lo abbiamo già visto in occasione del Ferragosto, e abbiamo qui i protagonisti ancora una volta, Marco Pitò che ci presenta, ecco accanto a lui abbiamo anche Nadia Messana e Giorgia Dragna. Nadia e Giorgia che hanno realizzato, vediamo qui, quest'opera murale qui in Contrada ex Catena d'Alcamo Marina. Volete illustrarci quest'opera spiegandocela, anche se già vediamo che è abbastanza chiaro il significato, e questo è un messaggio per sensibilizzare appunto contro l'inquinamento e contro il grave pericolo a cui l'intero pianeta sta andando incontro, vero? Sì, l'idea che vogliamo lanciare è che il pianeta sta benissimo, il pianeta sta qua da miliardi di anni, è sopravvissuto all'estinzione del dinosauro, è sopravvissuto a 5 estinzioni di massa e continuerà ad esistere anche senza di noi. Non vogliamo salvaguardare il pianeta, vogliamo salvaguardare principalmente la nostra vita sulla Terra, la nostra vita e quelle altre milioni di specie animali e vegetali che al momento sono messe a rischio. Successivamente alla pulizia di Alcamo Marina abbiamo constatato una nuova volta il fatto che, nonostante ci siano bidoni e la raccolta differenziata, tutto venga buttato insieme. Ciò non è nuovo, non è nuovo alle cronache di stampa, però l'indignazione social non è bastata per far cambiare tutto ciò. E allora quello che abbiamo fatto è stato un movimento di resistenza civile, ci siamo aggregati qua, quarantina di ragazzi, adulti, c'erano dei professori, anche gente più grande, e in modo allegro, con la musica, in modo colorato, abbiamo fatto questo murales per far capire appunto l'emergenza, quanto si aggrava la situazione del collasso climatico. Nadia e Giorgia ora ci parlano appunto di quest'opera. Avete realizzato voi questo murale perché avete delle competenze artistiche voi, vero? Sì, lei fa l'accademia, io sto continuando un altro indirizzo, però comunque tutte e due abbiamo questa passione con questo murale. Avviciniamoci, grazie. Ecco qui, siamo in una strada di passaggio e quindi... Con questo murale si vogliamo appunto mandare dei messaggi chiari e immediati che tutti possono capire. Quello a cui stanno andando incontro le nostre spiagge, ma come il mondo intero. Le fabbriche che immettono nell'atmosfera una quantità immane di CO2, inquinando l'atmosfera, i nostri cittadini, i nostri bambini che non possono più respirare, a cui non è più assicurato un futuro, i rifiuti, la clessidra, simboli immediati ma di un significato molto profondo. Vuoi dire qualcosa tu? Sì, Giorgia. Allora, noi abbiamo fatto questo murale appunto per provocare il pubblico, per provocare l'osservatore, perché non è un semplice murale allegro, è colorato perché noi abbiamo questa vena colorata, però ha un forte significato perché ciò che non vediamo, ovvero l'aria che respiriamo, è molto inquinata. Noi ci fidiamo solamente di ciò che vediamo, no? E infatti per questo abbiamo rappresentato i rifiuti, perché noi tutti sappiamo benissimo che ad Alcamo Marina, come tutto il resto della Sicilia, c'è davvero bisogno di fermare questa emergenza, perché non c'è bisogno di educazione, c'è bisogno di persone che abbiano la volontà e la capacità di capire questa emergenza. Dobbiamo agire, perché se non agiamo adesso sarà troppo tardi. È verissimo. E voi avete svolto già un'attività meritoria, che è quella di esservi adoperati per raccogliere, voi assieme a tanti altri volontari, raccogliere rifiuti, almeno in questo tratto di spiaggia. Qui ci troviamo in Via del Golfo, zona ex Catene, e molto, molto spesso accade, soprattutto in occasione del Ferragosto, possiamo dirlo ogni anno ormai. Dai nostri coetanei, e questa è la cosa che mi fa più rabbia. Vengono abbandonati troppi rifiuti. Perché non capiscono che
ciò che butti a finire a mare. La cosa che mi fa più rabbia è che il mare ce l'hai proprio davanti, non è un qualcosa di lontano, è un qualcosa che hai lì immediato, in cui tu pure ti fai il bagno. Ci vorrebbe solo un po' di rispetto. Queste nostre azioni potrebbero essere piccole, insignificanti per qualcuno, però quello a cui noi puntiamo è mandare smuovere le coscienze, far capire a tutti che questa emergenza è davvero molto importante e bisogna prenderla seriamente perché ne va del nostro futuro. Sì, ne va del nostro futuro e si sta sottovalutando tantissimo questa emergenza, puntiamo proprio a questo. Infatti non è un caso che voi abbiate già partecipato a vari eventi di Friday for Future. Abbiamo fatto molti eventi a Castello a Mare, ho occupato una banca, la San Paolo, perché è proprio una delle banche in Italia che finanzia i combustibili fossili. Noi non vogliamo che i nostri soldi, i soldi dei cittadini, vengano utilizzati per questi scopi, ma bensì per le energie rinnovabili, quindi per un futuro migliore di quello che abbiamo adesso. Chiediamo stop ai combustibili fossili, perché nel 2019 non abbiamo più bisogno di queste energie, bensì di energie sostenibili. Non vogliamo lasciare questo, ciò che stiamo facendo adesso, alle future generazioni. Proprio per questo abbiamo raffigurato una bambina, perché loro sono i più innocenti, ciò che non sanno cosa sta succedendo, ma lo scopriranno in futuro. E ovviamente diranno: ma dove eravate voi quando succedeva tutto ciò? Cosa avete fatto? Però che lo so, il futuro è nelle nostre mani e siamo noi a rimediare a questa grande emergenza che c'è.